20 giorni fa ho messo una rosa nel bicchiere sopra il tavolino vicino alla finestra. Quando mi sono accorto che tutte le foglie erano appassite e stavano per cadere, mi sono messo seduto davanti al bicchiere per vedere il momento che la rosa moriva. Sono stato un giorno e una notte ad aspettare. Il primo petalo si è staccato alle 9 della mattina e me lo sono fatto cadere nelle mani. Non ero mai stato al letto di un moribondo, neanche quando moriva mia madre, che stavo in piedi, lontano, in fondo alla strada. Qui è di un momento in tua vita che ti trovi in una confusione, tutto un barbarico ti imbariega e idee i passa alla svelta e al staso al volo. Di modi che in primavera ti arriva appena d'ora a sentire l'odor d'un fior. E d'autunno, una sera, sette al fai secchi, cal creca sotto al schierpi. L'acqua nel bicchiere, l'acqua nel fosso, l'acqua nel fiume. E poi, una volta con le spalle, ho toccato anche l'acqua del mare. E onde la mi muraia, le rapina pidariul at seda, che i fai regni. È molto difficile trovare qualcuno che abbia quella serenità che possono regalarci solo gli alberi. Da un momento all'altro dovrò pur dire a qualcuno che non sto cercando soltanto la mia infanzia, ma addirittura l'infanzia del mondo. Dremo c'è spassadore in ti cantò la riva chi te becca sfugga se e prem la impedir bisà che pusciavie la colto un po' bruschere du tritto. La boccia rotta alè sotto la mura la piece quel divider culure. E che il tabacco e il tuo dipende tra sé per un bambos che per tutta sgadura. E con chi ormai finì a tre mischè, e se via tot mai ancora alla finestra. Ogni più nitmo a so contati stes, che tutto è bel, usà, l'intesa che. Stupenda. I caratteri uia scarg matera che ormai era do pas dall'acqua. Ma ui era una nebbia, la cruveva in quel, un purbion d'aria sporca che pareva una tela ciac da venti a ioci. E ricco la zaire zampigheva in aventi per avgenes mai mer che ronzeva tagli orecci come che fosse una nuvola d'vespri. Ma poi se pers drenta la nebbia, e roge ceima instrueva più. E intenti era zadrointa l'acqua fino al cavei, e dai che te dai, salmeni che li fruleva da venti alla faza. E se tu che parches, e allora i se abbrassè, come Deo chi strova do vent'anni America. Lot, è arrivata mezzo di sdai saura la sabbia sotto. E steva si occia guardè drointa la nebbia in do che feva piocer. E ricco, o gioiva d'avè pazienzia. Che da un momento clelt, la roiva e mer. Dal volti è anche al mi poesei, non perde la roba vecia. Uivria dal parori sciolti, senza storia, come che fosse un om che sta per murei e intente smola di saleot pur se a memond. Piove sul diluvio, questa è una poesia di Tonino che io non conoscevo. Parole sciolte senza storia, questo mi ha colpito, perché secondo me rappresenta tanto il modo di essere di Tonino, almeno per come l'ho conosciuto io. La sua arte parla e parlerà per lui per sempre, quindi io, così, a titolo personale, mi limito anch'io a immagini sciolte, appunto, senza storia, che mi vengono in mente così.
mi incontrava per strada e mi diceva Kumbala. Una volta mi disse, usò un'espressione che mi rimase, mi fece molto divertire, perché disse, siccome che me in Russia a Rasent la star, e questa era l'introduzione ad un racconto, ad un aneddoto, che non è importante, perché era importante, almeno per me è rimasta importante quella frase, siccome che me in Russia a Rasent la star. Questo per me era Tonino, era fulmineo, andava per immagini veloci, spesso ironiche, profonde, poetiche. Ripeto, la sua arte parla per lui, quindi non sarò certo io a rovinarla con le mie parole. Posso solo dire che fra i tanti ricordi che mi vengono in mente quando penso a Tonino, in questo omaggio che stiamo facendo per i suoi 100 anni dalla nascita, ce n'è una. Andai a trovarlo a Pennabilli, forse l'ultima volta che l'ho visto. Lui, insomma, non stava bene, ma stava bene, nel senso che doveva stare semplicemente a riposo, ma non ne aveva voglia. E quindi appena mi vide, parlammo di tante cose, e poi mi disse, dai, andiamo a fare un giro, pensa a me, però non dirlo alla Lora perché si arrabbia. E quindi andiamo a fare una bella passeggiata in cui mi parlò di tutto, della bellezza del paesaggio, e poi saltò e parlò degli architetti. Disse che gli architetti dovevano capire che i paesaggi sono di tutti, che se uno sposta un albero, quell'albero è di tutti. E poi mi disse che non aveva voglia di incontrare gli architetti, e poi mi parlò di altre 100 cose, altre 100 immagini, altre 100 storie, pur sia, così. E intanto arrivavamo davanti a un portone, che era un portone di uno spazio restaurato, credo un teatro, attiguo alla casa dove vivevano Tonino e Lora. Mi disse, vuoi venire a vedere le stufe che ho fatto? Ho detto, volentieri, Tonino, perché poi le stufe di Tonino le conosciamo tutti, sono meravigliose. Quindi entrai dentro questa stanza, il problema è che la stanza era piena di un centinaio di architetti che stavano aspettando di sentir parlare Tonino. Evidentemente aveva un appuntamento, ma io non l'avevo capito, ma nemmeno lui me l'aveva detto, quindi ci fu un attimo di imbarazzo. Tonino non fece una piega e disse, vabbè, tu vai a vedere le mie stufe, e mi spedì a vedere le stufe. Lui si mise davanti a questi architetti e disse, allora ragazzi, adesso parliamo, però prima tutti zitti. Fece spegnere la luce e proiettò sullo schermo le immagini di uno spettacolo bellissimo di un clown russo che si chiama Slava. Lo spettacolo aveva a che fare con la neve, il titolo non me lo ricordo, non so, qualcosa, comunque c'era della neve che dal palco andava, finiva addosso agli spettatori, poi c'era, insomma, era uno spettacolo onirico, molto molto bello e affascinante. Ecco, io ricordo le facce prima stupite, poi via via sempre più emozionate di questi 100 architetti che arrivavano da tutta Italia, che come dei bambini fissavano queste immagini meravigliose, e io ero lì con loro.